Ok, quindi partiamo da quello che avete fatto la scorsa volta, che avete iniziato a progettare questo sito che voi l'avete chiamato Mangiato. Quindi io ho fatto un bel logo per il sito e niente, ci lavoriamo. Ho messo ore a fare questo logo, eh. No, scherzo, l'ha fatto ChatGPT. Basta. Bello però. Sì, perché più o meno il prompt era una mensa per ingegneri, quindi lui l'ha fatta così, eh. Allora. Mettiamo questo qua, ok. Allora, eccolo qua il nostro sito. Il vostro sito, perché è quello che avete fatto finora, quindi è solo l'HTML, è brutto perché boh, non c'è nulla. Ok, prima di iniziare, perché uno UI mi ha fatto questa domanda, io riesco a vedere qua il preview, diciamo su Visual Studio, vedete che io clicco qua e riesco a vedere il preview dell'HTML dal vivo e quindi i cambiamenti che faccio, li aggiorno qua e vedo tutto. Quindi questo lo ritengo molto utile e se volete anche impostarlo sul vostro computer dovete solo scaricare un'estensione che si chiama, magari non lo sapete, no? Quindi questo è Visual Studio, poi qua queste scatole qui, vedete? Queste che sono qui, che sarebbero le extensions, e ci andate, c'è live, mettete qua in questa scatola per la ricerca, live, e com'è che si chiama? Preview. Dovrebbe essere questo, è sviluppato da Microsoft. Quindi live preview è sviluppato da Microsoft, e in questo caso io l'ho già installato, quindi qua mi compare disable. Ma nel vostro caso di sicuro ci sarà install. Ok? Quindi l'installate e magari dovete riavviare Visual Studio e così alla prossima quando aprite un file HTML come questo vedrete qua questa icona con il lente di ingrandimento, si chiama questo, e poi cliccate lì e ce l'avete la preview. È utile perché appunto fate cambiamenti qua e quindi potete aggiornarli o vederli qua dal vivo. Ok? Bene, quindi ditemi voi cosa facciamo col sito. Abbiamo così, c'è solo l'HTML, quindi quale sarebbe la prima cosa da fare? Il logo, boh, sì, sistemiamo il logo perché boh, senza il logo è brutto questo che ho messo qui. Quindi voi avevate già messo questo tag image che non funzionava però perché non ha il source, no? Mettiamo qui nel source, guardate che l'immagine l'ho messa in questa cartella, che vi consiglio di fare così, no? Di fare una cartella per tutte le immagini del sito. Quindi io ho creato questa qua che si chiama IMG. E lì all'interno di quella andrò a mettere tutte le immagini che ci saranno sul sito. Quindi cosa metto qua come source? Voi in fondo riuscite a vedere bene o volete che metta un po' di zoom? Vedete bene? Ok. Quindi qua metto il percorso dell'immagine. Ok? Poi cosa è successo quando ha messo il percorso dell'immagine? Lui l'ha messa, solo che l'immagine è enorme, quindi l'ha messa lì proprio all'inizio come fosse un documento Word,
ci occupa tutto lo schermo, no? Come andremo a sistemare questa cosa? Usando CSS. E, bene, com'è che aggiungiamo il CSS? Lo mettiamo qui. Aggiungiamo qua lo stile all'immagine. No, perché non si fa mai così, perché boh, è quella cosa che avevamo visto prima, che non si fa mai quel inline CSS, ma al posto di fare così si crea un altro file apposta per il CSS, no? Quindi vediamo qua. Apro solo questo folder per farvi vedere solo. I file di questo esercizio, ok? Quindi noi abbiamo questa cartella, e la cartella ce l'ha il logo e c'è l'HTML. Qua andiamo a creare il nostro CSS. Come lo chiamiamo? Oh, stile. Ok? E ho messo un nome così a caso per farvi vedere che non c'è una semantica nel nome, no? Quindi potete scegliere un nome a caso e basta. Solitamente si usa style.css, ma tenete chiaro che quelle style non rappresenta nulla, è un nome a caso. Ok? Ok, poi cosa facciamo? Sì, ma se ci mettiamo qua l'identificatore lì, funziona già il CSS? Bisogna linkarlo, no? E quindi dove si fa? Si fa all'interno di head, come ultimo comando solitamente, come l'ultima riga, come l'ultima linea che viene messa lì. E ve lo ricordate come si faceva? href forse? No, non lo so neanche io. Era? Ah, sì. Bene. Copiamo e incolliamo da quello che avevamo prima. Eccolo qui. Ok, c'era questo rel per specificare che era un style sheet, c'era un type per dire che è una cosa di testo CSS, e c'era href, che in questo caso sarebbe il percorso al nostro file. Solo che il nostro non si chiama style esempio, ma soltanto style. Ok? Come sappiamo se funziona? Magari facciamo una prova. Brutto questo, ma sì, così sappiamo che in questo caso funziona il CSS, no? Perché l'abbiamo importato qui, abbiamo cambiato qualcosa all'interno di questo file e poi abbiamo visto che quel cambiamento ha qualche impatto sull'HTML. Ok, adesso possiamo iniziare a lavorare sul CSS. Che volete fare per prima? L'immagine, sì. Ok. E cosa facciamo con questa immagine? Secondo voi ci conviene di più? Quale sarebbe più consistente? Usare una classe o un ID? Un ID, no? Perché è un unico elemento che sarà il logo della pagina, quindi non è che ci saranno dei loghi dappertutto, ma è un unico logo, quindi un ID può andare bene in questo caso.
questo nome qua, diciamo che mi piace perché ci serve a capire di cosa stiamo parlando, no? Quindi solo a leggerlo così sappiamo che stiamo parlando di un'immagine e che quell'immagine lì riguarda il logo. Quindi, di nuovo, voi siete liberi di scegliere il nome che volete, ma il mio consiglio anche per semplificare, per far diventare più semplice lo sviluppo, è di mettere sempre un nome che abbia qualche semantica. Non è che per forza dovete scrivere un paragrafo lì come nome, ma un qualcosa che vi faccia capire di cosa state parlando. Se questo, al posto di essere un'immagine, fosse un bottone per dire, io metterei button logo. Se questo fosse, non è che ce l'ho una convenzione, ma più o meno cercate di immaginarla così, di mettere tipo tre caratteri che rappresentano l'elemento di cui stiamo parlando e qualche piccola keyword o qualche keyword da mettere qui. Sì. Certo. Ah, questo qua? Okay. Bene, quindi questo è un ID, allora cosa mettiamo? Letto. E qual è la cosa che ci spiace di più di questa immagine? La dimensione, no? Quindi ci immaginiamo che c'è questo width. E poi come valore cosa mettiamo in questo width? Sì, per me una percentuale andrebbe bene, no? Non dei pixel, ma forse una percentuale, poi di 50, ma comunque un po' grande, no? Sì, perché pensate, questo sia un sito per desktop, quindi occuperebbe la metà, e questa metà qui rimarrebbe vuota, no? Quindi, boh, 25, sì, più o meno. Ci sta, no? Un po' piccolo. Vabbè, facciamo 30. Ok. E anche di qua c'era un'immagine. Di questo cosa era? Cosa avevate pensato di mettere qua? Mappa per arrivare alla mensa. Sì, difficile da trovare questa, però no, va bene, sono troppo brutti queste. Mettiamo, se vi pare, mettiamo un'immagine della mensa e proviamo a metterla come una background image, no? Che è un po' più interessante. Quindi, boh, questo è il misto, che boh, potrebbe andare bene, solo che è un po' piccola. Quindi anche voi tenete conto di quello, no? Quando state per mettere un'immagine in una pagina, tenete conto delle dimensioni, perché se è troppo piccola poi si distorsiona, non si vede bene. Quindi facciamo, prendiamo questa per dire. Questa è un'immagine grande, quindi facciamo
Ok. E dov'è che possiamo mettere questa immagine? O forse qua, nel header. No, mettiamolo qua e vediamo cosa... Quindi questo sarebbe, che non so, polit. E questo sarebbe... e qua sarebbe... Secondo voi ci conviene continuare ad usare l'ID? Sì, ci sta, no? Perché è un'immagine che viene messa una sola volta, quindi poli. Ma in questo caso... Io la pensavo così, tipo che occupasse tutto, forse... Boh, tipo così, come fosse, boh, che ne so, tipo un banner, non dico un banner, ma qualcosa che venga messa, boh, lì sotto. Forse anche possiamo metterla sotto... Sotto questa... Sotto il header forse. E qui al posto di 5. Boh. E perché qua, secondo voi, che ho usato questo EM qui? Perché se io l'avessi fatto con la percentuale, sarebbe stata la percentuale del, diciamo, della altezza di tutto il sito, capito? E quindi non, no. In questo caso è un po' meglio tenerlo sotto controllo, dicendo che questa sarebbe riguardo al size font, no? Diciamo, non a tutta la lunghezza del sito, a tutto quanto occupa il sito, ma a font, e quindi in questo caso lo facciamo con EM. In quest'altro caso invece ci serve la percentuale, perché a noi ci interessa che occupi orizzontalmente tutto il sito, tutto il layout, e quindi lo facciamo come una percentuale del layout. Capito? Capito perché ho fatto quella scelta lì? Bene. E così continua ad essere brutto, perché guardate che ho messo l'immagine troppo stretta e quindi si distorsiona tantissimo, no? E com'è che posso sistemare questo?
sto cercando, perché lo so che c'è una proprietà per far che la dimensione dell'immagine non cambi, non venga modificata a seconda del div, che rimanga uguale, che sarebbe tipo qualcosa con cover o contain, ce l'avevo prima. Bene, andiamo avanti e poi vediamo quella. Qualcuno la trova, quindi guadagna un punto per l'esame. No, scherzo, no. Quando sarebbe object. Bravissimo, sì. E quindi questa qua ci fa diventare l'immagine. Vedete che senza questo cover fit tutta l'immagine viene distorsionata così, no? Perché abbiamo messo, si vede bene, no? Ok, perché abbiamo messo un'immagine troppo alta per quel contenitore che abbiamo lì. Invece con l'object fit cover, guardate che l'immagine, diciamo, si aggiusta o fa vedere solo quel pezzo dell'immagine che rientra in quel contenitore che abbiamo definito noi. Ok? Quindi, ci sta. Vi piace questa immagine così? Meglio di prima? Almeno abbiamo messo qualcosa. Cos'altro vi dispiace di questa pagina? Cos'altro possiamo cambiare subito? Forse il titolo, metterlo più centrale, sì. E questo, come pensate che possiamo farlo? Così che dobbiamo centrare? Sì, ma quindi, possiamo provare all'interno del header, no? Vediamo se con header ci funziona. Ok, quindi questo vuol dire che ci interessa che il testo che c'è all'interno del header, che in questo caso lui, diciamo, tratta come testo tutti gli elementi che sono all'interno del header, e vogliamo tenerli sempre centrati. Ok? E volete cambiare magari il background del header? Il background color, scusate. Lo mettiamo come colore qui. Qualcosa elegante, sottile, tipo questo. E niente, cosa facciamo? Questo che non è tanto bello, ma lo metto giusto per farvi vedere che abbiamo fatto questo cambiamento. Okay? Vi piace questo font? Questo qua che sarebbe tipo, non so qual sia, tipo Times New Roman sarebbe questo, no? Ma vi piace quel font o proviamo a cambiarlo? Quindi io andrò a cambiare il font per tutto l'HTML, no? Perché diciamo, sarebbe, non è tanto bello tipo un sito con 1000 font diversi, no? Ma solitamente c'è un unico font che applica per tutto il sito, per tutto l'HTML, no? Quindi per fare questo cambiamento per tutti, per fare questa modifica per tutti gli elementi, allora la facciamo con il body. E secondo voi, come si chiamerebbe questa regola qui che mi consente di cambiare il font? Sì, per ora mettiamo font e non so se anche a voi vi vengono suggerite queste quando iniziate a scrivere, lui fa vedere tutte le opzioni. Ok, ottimo. Quindi in questo caso è font family e guardate che quando mettete font family anche lui vi suggerisce i valori da mettere. Secondo voi perché, per dire, prendiamo questo per dire. Secondo voi perché lui aggiunge in automatico 3 font diversi? Vedete che non ha aggiunto solo uno, ma ne aggiunge 3.
Appunto, perché lui si prende questi font dal computer in cui avete aperto il sito, no? Quindi se l'utente che entra nel vostro sito non avesse installato, boh, è strano, ma che tipo che non avesse installato Arial nel computer, quindi lui non potrebbe formattare questo con Arial. Nel cui caso proverebbe a farlo con Helvetica, che assomiglia a Arial. E se poi alla fine non ci fosse, prova semplicemente ad usare un font sans serif, che non è un tipo di font, ma che è il font senza, non so come spiegarlo, ma un font di questo tipo, di questa categoria. Ok? Quindi è per questo che lui solitamente, o che sempre si aggiungono tre font quando fate font family. E quindi anche quando fate, cerchiamo un altro tipo, questo qua, avete visto che prova ad aggiungere tutti questi qua, quindi prova con tutti Lucida e poi verso la fine sans serif. Se non ci fossero queste Lucida, allora prova con Genova, poi con Verdana e poi alla fine mette soltanto sans serif. Ok? Poi c'è una... Sarebbe brutto se si potessero solo usare i font che abbiamo tutti nel computer, no? Perché comunque sono molto limitati quei font che abbiamo nel computer. Sarebbe anche bello poter usare, diciamo, scegliere un font ed essere sicuri che tutti gli utenti riusciranno a vedere quel font. Quindi c'è un'alternativa, che questa alternativa si chiama Google Fonts. Che il link lo trovate qua nel file di esempio che abbiamo fatto oggi. Questo link che vi spiega come si può usare Google Fonts. Com'è che funziona Google Fonts? Funziona che quando aprite il sito e lui vi scarica un font, diciamo, voi potete scegliere il font che volete e lui ve lo scarica insieme al sito, no? Quindi scarica sia il sito che il font che avete scelto. In quel modo non dipendiamo solo dai font che ha l'utente sul computer, l'utente che apre il sito, ma è un font che viene scaricato insieme al sito. E questo è bello perché, per dire, possiamo mettere un font tipo questo, no? Si può mettere qualsiasi font perché lui alla fine lo scarica. Com'è che si usa questo Google Font? Proprio, sì. Aggiungiamo un altro style sheet. Quindi questo è il nostro, no? Su cui stiamo lavorando noi. E poi, prima di questo, aggiungiamo un altro style sheet che si trova in questo indirizzo, che sarebbe lo style sheet di Google. E qua, come questo è un po' complesso spiegare questa sintassi, ma da questa guida utente si capisce che qua, come parametro di quella URL, di quel percorso, viene messo il nome del font che ci interessa usare. In questo caso il font si chiama Tangerine e quindi noi l'abbiamo messo qua come Tangerine. E cos'altro c'è? Ah, ok, no, ho aperto questo qua che non ci serve. E quindi come se avessimo aggiunto un'altra... avessimo aggiunto un altro indirizzo da cui lui andrà a prendersi il font. Lui, intendo Google. E poi guardate che nel nostro CSS, se tutto va bene, al posto di mettere questo font family di default, o quello che c'è lì, possiamo mettere Tangerine. E avete visto che lui scarica questo font e ve lo fa vedere, così come era indicato sul sito di Google. E quindi guardate che adesso c'è questo font dappertutto. Ok? Questo si può usare anche con tantissimi altri font a Google, non pensate che c'è solo questo. Anzi, se
guardate che ci sono tutti questi font, no? Diversi tipi, boh. Ci sono tantissimi font diversi e quindi basta solo scegliere il font che ci interessa usare e si può anche parametrizzare a seconda di questi parametri. Quindi volendo si potrebbero anche applicare, è bruttissimo questo, ma comunque giusto per farvelo vedere. No, questo qui non l'ho applicato. Poi c'è un meccanismo per cui si possono applicare anche questi effetti ai caratteri, no? Ok, perché questo è beta. Non so di preciso perché non funziona, ma guardate che in quel caso, oltre specificare la famiglia del font che ci interessa scaricare, bisogna aggiungere questo pezzettino qui, no? Che dire che scarichiamo il font e scarichiamo anche questo effetto qui, che sarebbe Shadow Multiple, questo qua. E poi ci sono diversi effetti, come in questo caso, no? Per far diventare il testo così, per farlo diventare così come questo. Basta con aggiungere degli effetti sul font. Ok, quindi c'è una prima alternativa, per riassumere quello che abbiamo detto, c'è una prima alternativa che sarebbe usare i font che ha l'utente del computer che sta entrando sul nostro sito. O c'è un'altra alternativa, se vogliamo essere sicuri che a tutti vengano sotto la stessa pagina, che sarebbe quella di usare i font che ci offre Google. Come funzionano quelli che ci offre Google? Vengono scaricati insieme al sito e per questo che vengono mostrati così come scegliamo noi. Allora, bene, proviamo a farlo sul serio, quindi direi che questo robot può andare bene. Vediamo se funziona così. Ok, è un po' noioso, ma ci sta, giusto per farvi vedere come funzionerebbe aggiungere questo font sul sito. E questo, ok. E cos'altro potremmo fare? Stavo pensando, guardate questo footer, no? In questo footer voi avete messo una lista, che c'è questo qui con la mail, c'è il telefono, c'è l'Instagram, ok. Ci sono delle informazioni. Solitamente nei footer come vengono messe le cose? Così o vengono messe distribuite così, allungate? Quindi vengono messe solitamente allungate e distribuite la larghezza del sito. Quindi proviamo a fare un footer più normale, più tipico. Come si farebbe? Com'è che facciamo? Ah, ok. Bene, facciamo background color e facciamo poi lo sistemiamo.
Poi, prima cosa, guardate che questo contatti rimane lì attentissimo al bordo, no? Che non è tanto bello. Quindi com'è che possiamo lasciare uno spazio tra il bordo e il contenuto che c'è dentro? Con il padding. E facciamo... Ok, un po' meglio così, poi boh. Ok, boh, sto provando a fare così a caso, ma pazienza. E poi come facciamo a mettere gli elementi così uno dopo l'altro all'interno di questo elenco, per dire? Inline, no? E ci serve un'altra regola in questo caso? Sì, perché non sarebbe per tutti, non sarebbe anche per questo contatti, ma sarebbe solo per la lista che c'è all'interno del footer, no? Capisce? Quindi in quel caso come viene specificato? UL e display era così. E con questo, no? Perché guardate che in realtà non si applica sul UL, ma si applica sul LI, e poi LI non è un figlio di footer, quindi fosse su UL andrebbe benissimo, ma come questo è un figlio di UL, allora, anzi, noi facessimo così, UL, andrebbe bene perché ci sistema questo qui, e ci sistema anche, ah no, perché questo qua non è una lista. Pensavo questo qua fosse una lista. No, invece questo qua non va bene perché metterebbe a tutte le liste, metterebbe questo display inline e ci rovina questa il menu che voi lo avevate fatto come uno dopo l'altro, che ha più senso. Quindi sì, conviene di più dire che all'interno del footer tutte le cose di tipo LI vengono mostrate inline. Quindi così va un po' meglio. E anche, ma guardate che qua tutte le cose sono rimaste attaccatissime, no? Una dopo l'altra, quindi non si distingue quale sia la mail, quale sia il telefono e poi quale sia l'Instagram. Com'è che poi possiamo fare a barare un po'? Margine, giusto? Quindi. E... ma in questo caso ci interessa mettere un margine alto e basso? No, perché sopra e sotto è già staccato, quindi non ci interessa lasciare più spazio qua. E quindi sembra che era così, e poi... sì, però... facciamo... ok, quindi vedete che qua adesso abbiamo uno spazio tra un elemento e l'altro per via di questo margine, che non applica sopra e sotto su questo, applica solo a livello orizzontale, non verticale. E cos'altro possiamo fare con questo footer?
magari avete visto che ci sono dei footer che rimangono sempre attaccati lì sotto, anche al di là di quanto io mi sposti verso l'alto o verso il basso, rimane sempre attaccato lì, sempre fisso. Com'è che si potrebbe fare? Position era fixed. No, ma era questo, no? Ah, ok, no, è appunto, non è su questo, ma su footer. Ce l'abbiamo footer, sì. Quindi, solo che con questo fixed dobbiamo anche specificare una posizione, no? Come abbiamo fatto prima con l'altro. Quindi abbiamo messo, com'era? Bottom ok, qua ho messo bottom 10%, lo facciamo secondo voi questo bottom 7% cosa fa? Rispetto alla parte più bassa del sito, lo alza un 7%, capito? E, boh, potrebbe andare forse così. Quindi guardate che quando metto bottom 0%, rimane lì attaccato proprio alla parte più bassa del sito. C'è però un problema, no? Che questo ci fa nascondere tutta l'altra. Quindi sì, diciamo che quando si usa questo fixed bisogna fare molta attenzione a non fare questo errore, perché altrimenti si nascondono delle cose. E se noi volessimo sistemare questa cosa, cosa dovremmo fare? Andare a giocare con la dimensione di tutto un po', perché un po' della site ma anche un po' del main, in modo che il main non occupi tutto il sito ma il 90%, sapendo che questo occuperà il 10%. Solo che fare così diventa poi un casino, perché se muovete qualcosa o aggiustate qualcosa, far coincidere quelle due dimensioni è più impegnativo. Quindi direi che proviamo con questo, absolute. No, l'ha messo qui. Per ora lasciamolo così, sotto come. Ok, anche questo qua, immagino che questo mangiato, cerca e navigazione, immagino che voi lo volevate uno dopo l'altro, no? Non così come adesso, prima mangiato, poi cerca e poi navigazione, ma prima mangiato, cerca e navigazione. Com'è che possiamo fare quello? Sì, sempre quello lì, applicato a? Sì. Sì, quindi proviamo a farlo così, non sono sicuro. Funziona parzialmente, no? Perché mette... No. C'è navigazione. Ok. Ok, facciamo. Tocca uno. Ah, ok. Facciamo nav. Mm.
Ok, avete visto cosa ho fatto qui? Quindi all'interno di header io vorrei che sia l'H1 che il nav, che il button vengano messi con questo display inline. E guardate che così riesco a fare che sia l'H1, che sarebbe questo mangiato, che questo cerca e questo bottone vengano messi uno dopo l'altro orizzontalmente. Ok? E questa... Ah, ok, anche questo navigazione, solo che era troppo stretto il sito e non si vedeva bene, ma guardate che adesso mette tutto nella stessa linea, uno dopo l'altro. Anche qui non abbiamo tanto spazio, ma volendo possiamo anche aggiungere un margine, così le cose non sono tantissime, ma lascia qualche spazio tra uno e l'altro. E anche qui, cos'altro possiamo fare? Ah, forse possiamo mettere l'immagine un po' più piccola, così. Bene, ci sta. Questo background color comunque secondo me non va tanto bene perché... In questo caso ho tolto l'H1, così ci lascia l'immagine sopra, quindi non la mette lì accanto l'H1, ma la lascia sopra e ci mette queste cose sotto. Ma giusto per avere questi, non mettere neanche così tutto attaccato, ma lasciamo il logo un po' sopra, questo in una riga a parte e poi questo in un'altra riga a parte. Ma tutto quello che ho fatto per riuscire a farlo così è stato togliere da qui H1, ok? E vi piace quel bottone lì? Quei bottoni lì possono sistemare. Proviamo cosa si può fare con il button. Quindi guardate che qua ho cambiato il colore del background del button, l'ho messo blu. È un po' troppo piccolo questo bottone, no? Quindi proviamo a farlo un po' più grande. E qui possiamo mettere, ok, questo qui. Bene, quindi ho fatto dei cambiamenti su questo bottone qui. Niente di che, ho cambiato il colore del background, ho cambiato in questo caso l'altezza e la lunghezza e guardate che cambiando questo così non ho avuto bisogno di mettere un padding, no? Perché il contenuto in automatico è rimasto in centro e quindi più o meno si vede bene. E poi ho cambiato il colore del testo perché altrimenti rimaneva questo nero e ho tolto il bordo. Comunque guardate che questa regola qui l'ho applicata su button, su tutti gli elementi di tipo button, quindi ce l'avevamo un altro, no? Non era questo l'unico bottone, quindi guardate che anche questo che c'è qui è stato sistemato, abbiamo applicato anche tutti questi stili su questo bottone.
E in questo non va bene, perché il testo di questo bottone non ci sta in questo width. Allora cosa facciamo? Togliamo questo e in automatico lui prende una dimensione che può contenere il testo che c'è dentro. È la stessa cosa qui. E al massimo in questo caso possiamo sempre aggiungere quel... che in questo caso non sarebbe un margin, ma un padding. Bene così, forse quello che avevamo visto prima era border radius, che sarebbe... E così lo facciamo diventare più arrotondato qui. Wow, un po' sta migliorando. Qua guardate che questa immagine è sempre attiva. Questo nav, quindi volendo possiamo lasciare uno spazio, ok, now inizio. Perché questo qua non funziona? Qualcosa qui da sistemare. Ok, bene, guardate che qua finora noi non abbiamo fatto niente con il layout. Intendo per il layout, tipo voi avevate pensato che questo aside era un qualcosa che si metteva per dire a sinistra, no? Come c'è su tutti i siti, e che c'è il main che occupa tutto, e che c'è il header che occupa la parte di sopra e il footer sotto. Quindi per ora non abbiamo fatto niente con il layout. Perché non abbiamo fatto niente con il layout? Perché per iniziare a giocare con il layout ci vuole flex, che è questo che vi ho detto prima, che non l'abbiamo visto perché andremo a farlo direttamente con il framework CSS che imparerete in questo corso. Quindi è inutile provare a farlo con float, per poi dover rifarlo con un altro framework. Un po' l'abbiamo sistemato. Vi viene in mente qualcos'altro che possiamo fare qui, con quello che abbiamo visto oggi? Abbiamo usato da qualche parte una class? Ah no, guardate che... non abbiamo ancora usato una class. Secondo voi dove potrebbe andare bene una class? Nel? In che senso? Qua, dici? Ah, ok, sì, il button, sì, volendo il button potrebbe essere una classe. Sì, se, sì, per dire questo bottone qui, magari sì, facciamo una classe per quello, giusto per far vedere, quindi class, e io metterei button recensione, ok, questo esempio è interessante perché guardate che noi avevamo definito questa button, no?
qui avevamo detto che le cose di tipo button del nostro sito avrebbero tutte queste regole, tutte queste proprietà. Comunque, poi siamo andati a definire una classe che si chiama button recensione e abbiamo detto che i bottoni di questa classe avrebbero lo sfondo verde. E guardate cosa è capitato con questo. Ha preso tutte le proprietà di questo che abbiamo definito prima per tutti i bottoni, tranne il background color. Perché non ha preso il background color? E perché prende questo? Perché quello più piccolo e più specifico. Allora, va molto bene quell'esempio perché è proprio quello che avevamo visto qua, no? Quando io applico qualcosa di più specifico, di più particolare a un elemento, lui ha precedenza su quella cosa più piccola, su quel stile più particolare, più specifico, rispetto allo stile che ho applicato sugli elementi. Bene? Quindi anche con questo si può giocare. Io posso dire tutti i bottoni avranno queste caratteristiche, ma poi se mi interessa andare a customizzare in qualche modo un bottone che io voglio che sia diverso dagli altri, semplicemente posso creare una classe o un ID e andare a cambiare la proprietà. Ok?